Allora, il dottore è bolognese. Guardiamo. Come hanno fatto i comici di questo genere teatrale, comici, lo diciamo per dire poi attori, commedianti, quelli della commedia, come hanno, in che modo hanno deciso che il tal personaggio parla la tal lingua, il tal personaggio parla la tal lingua? Innanzitutto c'era bisogno di avere diverse lingue o dialetti, se preferite, in giro per l'Italia, perché non esisteva ancora la lingua di tutti. L'Italia non era ancora un paese unito quando è apparso questo genere teatrale, e si sapeva che c'era una cosa che si chiamava Italia, questo era molto chiaro, ma non esisteva una sola lingua per tutti, che poi è quella di Firenze, è il fiorentino che poi è diventato l'idioma di tutti, che oggi chiamiamo l'italiano. Anche la parola l'italiano per la nostra lingua è abbastanza recente, perché è venuta dopo l'unità. Prima si diceva il toscano oppure il fiorentino, si diceva il bergamasco, si dice ancora, si diceva il napoletano e si dice ancora. Quindi non esisteva una lingua per tutti. Allo stesso tempo, avendo inventato la professione, se restavano per esempio in una città come Reggio un mese, basta, dopo non c'era più pubblico, avevano finito tutto. Cosa facevano per altri 11 mesi prendendo l'anno? Dovevano andare in giro. Quindi anche il giro, la tournée, è un'invenzione che deriva dall'aver inventato il professionismo. E lì nasceva un problema. Recito qui e uso magari il reggiano con tutti i personaggi, ma poi se vado, che so io, a Verona, come faccio? Non posso immaginare di fare delle traduzioni per tutti i personaggi in ogni nuova città, perché in ogni città si parla diverso, era veramente una follia, era impensabile. Allora hanno deciso di dare ad ogni personaggio una sua lingua, la lingua di una città capitale, di una certa area linguistica. Per cui per l'Emilia valeva il dottore con il bolognese, per tutto il Veneto, che era poi la Repubblica di Venezia, per essere allora, per essere un po' più nei tempi, era il veneziano, con poche varianti. Per quanto riguarda la Lombardia, era il bergamasco, perché la lingua o dialetto di Bergamo era particolarmente, con dei suoni particolarmente buffi e strani, quindi potevano dare un effetto comico in più senza bisogno di cercare chissà che, perché era già nella lingua. Allora, i servi del nord parlano quella lingua. Poi è apparso il servo del sud, Pulcinella, immediatamente il napoletano, anche se non è proprio Napoli, sarebbe Acerra, c'è qualche differenza, ma insomma. Cosa vuol dire questo? Che là dove andavano c'era un personaggio che parlava la lingua del pubblico o una lingua che il pubblico poteva capire. Attraverso quel personaggio e poi le azioni, che sono molto chiare ed evidenti, il pubblico capiva tutta la commedia e così erano tutti contenti, senza dover fare ogni volta un'intera traduzione. Per adesso ci accontentiamo della pronuncia, dell'accento. Allora, il dottore non è dottore in medicina, è dottore in tutto. Sa tutto, con una parola scherzosa, oggi lo definiamo, è un tuttologo. È specialista in qualsiasi cosa, no? Questa è la sua presunzione, naturalmente. Lui è un po' esibizionista a questa cosa, gli piace fare vedere a tutti che lui sa tutto. Però qualcosa davvero lo sa. Intanto il suo mestiere, all'epoca avvocato e notaio era praticamente la stessa cosa, quindi un uomo di legge, di carte, di documenti, e difatti nel caso del matrimonio tra sua figlia e il figlio di Pantalone, è lui stesso che deve fare tutto il lavoro burocratico di redigere, i documenti, eccetera, eccetera. Allora, attenzione. La maschera, vedete, è leggermente diversa, no? Perché... Ah? Anche lui è un vecchio, però mentre quel vecchio... Ma ragazzi, voi siete davvero furbini, eh? Perché come prima io dicevo, gli elementi della natura ci danno delle istruzioni per imparare, ci abbiamo anche gli animali. Pantalone è un tacchino. Non è un tacchino, è un essere umano. Però noi ci ispiriamo a... i servi sono a volte gatto, a volte scimmia, a volte cane, sono animali comunque
che conosciamo, agili, veloci e anche un po' intelligenti quando serve, no? Il dottore è sicuramente un bel porcellone. Un porcellone. Ecco, l'hai subito individuato. Il capitano invece pretende di essere un leone, no? E invece insomma è piuttosto un ippopotamo, piuttosto pesante. Guardiamo se sa rispondere a tutte le domande veramente il dottore. Chi è che ha da fargli una domanda, che lui sa tutto? Io so tutto. Lui sa tutto, gli possiamo fare le domande su tutto. Tutte le domande che volete, perché avete tutte le risposte. Allora aspetta che prendo l'altro microfono. L'altro microfono si era nascosto. Indisciplinato. Allora guardiamo se è vero che sa rispondere a tutte le domande su tutto. Fai una domanda. Difficile però. Ma non ti dico. 40 più 40. Quanto fa 40 più 40? Ma dipende. Allora, vediamo un pochettino. Aristotele diceva che 40 più 40, beato chi se ne vanta. Ci devo riflettere sopra, perché non abbiamo una sola risposta. Dipende se dici da 40 a 40 o se rovesci ed è da 40 a 40. Non penso. Bisogna pensarci su, ti rispondo domani. Domani che è troppo difficile, forse tutte non le sta rispondendo. Chi è che è una domanda difficile da fare? Era troppo facile. Un milione diviso 14? Allora, un milione diviso 14? Si fa così, si prende... 14 persone, 14 di voi, no? Si mette lì un milione, ma poi un milione di cosa? No, un milione, no, vediamo se ci vuole la precisione nella scienza! Un milione di che cosa? Di schiaffi? Un milione di calci del sedere? Un milione di panini al prosciutto? Che arriva a Pulcinella! Un'altra domanda, sentiamo lei lì qua. Vieni qua. Come ti chiami? Dimmi il nome. Alex ha una domanda difficilissima, ancora di matematica. No, questa volta non è di matematica. Non è di matematica. Chi è il capitano del Milan? Chi è il capitano del Milan? Allora. Un momento. Ehi, giù le mani adesso. Sentiamo. Si dice, non si dice Milan, si dice Milan. Prima di tutto. Però se ci mettiamo a dire Milan, perde tutti i tifosi. E soprattutto il capitano scappa. E poi chi lo conosce più? Allora, correteci dietro e chiedetecelo a lui come si chiama. Via, avanti. Sentiamo un'altra domanda. Ma queste sono facili, io. Allora, qua non abbiamo tempo, via, venite, in fretta. Io sono qui che accumulo dati. Ma difficili, perché questo è, cioè, il capitano del Milan, un milione. Quante cellule conta il nostro corpo? Allora, intanto il corpo non conta niente, se vogliamo contare le cellule, lei, carissima persona, che non riesco a vedere perché sono senza occhiali. Anna Laura! Oh, signorina o signore Anna Laura, lei personalmente si mette lì a contare le cellule, perché il corpo da solo non conta niente, hai capito? Ha già risposto. Come mi chiamo? Come si chiama lui? Con la voce! Come sono nate le teorie del mondo? Come ti chiami? Mariama. Come sono nate il mondo? Così, con un vagito. Sentiamo lui. L'ultima. Qual è stato il giocatore italiano che ha fatto gol col cucchiaio? Allora, silenzio! Era sicuramente un giocatore che aveva molta fame, probabilmente era Pulcinella. Pulcinella! Basta! No, giù le mani! Una